scritto due letterine, la mia e una speciale da parte di Lidia. Bravo, benvenuta. Grazie. Adesso abbogliamo. Insieme. Carissimo Babbo Natale, ho sentito dalla mia assistente Renata che oggi i miei amici di Memoria Viva a Castellamonte aprono un ufficio postale di Babbo Natale, dove tutti possono inviare la propria letterina. È una bellissima iniziativa. Ho deciso quindi anch'io di scrivere una lettera per te. Purtroppo nella mia prima infanzia non ho potuto, come i bambini di oggi, sentire la gioia del Natale. Non sapevo nemmeno come si festeggiasse. Come piccola bambina ero imprigionata a Birkenau, il grande campo di sterminio tedesco in territorio polacco. Ero priva persino della presenza della mia mamma, la persona più importante per ogni bambino. Ero lasciata da sola, in una baracca piena di altri bambini. Lì non si pensava al Natale, nemmeno ai regali, ma solo come fare a rivedere i propri genitori e trovare del cibo per sopravvivere. Anche i nostri tempi non sono facili. La pandemia non cede e il mondo è pieno di conflitti. Allora ti chiedo, Babbo Natale, fai trovare a tutti noi sotto l'albero la serenità e l'amore in compagnia delle nostre famiglie e degli amici. Che si fermino le guerre e che a nessuno nel mondo manchi mai il cibo e una casa calda. Fai, Babbo Natale, che non ci siano più le divisioni fra i popoli. Tutti siamo una sola famiglia. La storia della Seconda Guerra Mondiale non si può ripetere più. Dobbiamo imparare a trarre conclusioni dalla storia. Allora, non mi portare i regali, Babbo Natale, ma realizza questo mio unico desiderio, che la pace e l'amore governino il mondo. Con grande affetto, tua Lidia.